Lo intervistammo proprio agli albori di questa sua passione, quando ancora timidamente Tommaso muoveva i suoi primi passi nel mondo di questo, diciamo, musical producer. Poi l'incontro fatale fu con uno dei, che adesso di termine anche lui, ma che tra l'altro è uno tra i più grandi producer del mondo, possiamo dire così? Non ci sbagliamo, anche perché è vero. Era Marc Di Meo, che abbiamo già anche di recente intervistato, che ha ravvivato le notti termolesi. Ecco, lui è, diciamo, fa parte della sua scuderia. Vogliamo anche dire questo, va bene, sbagliato? Sì, sì, no, è giusto, è giusto. Allora, sì, sì. Tommaso Marone fa parte di questa scuderia. E allora, Tommaso, Tommy, noi quando ci siamo incontrati la prima volta, come ti dicevo, eri ancora agli inizi. Ma da allora sono passati 3 anni e molta acqua è passata, molta musica, se vogliamo dirla meglio, è passata sotto le tue mani. E allora, raccontaci un po' questi ultimi tuoi tre anni, che tra l'altro qua tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 19. Ragazzi, siamo proprio davanti a un ragazzo appena formato, adolescente e uomo. Dici tutto, Tommaso. Allora sì, l'ultima volta è stata diciamo un'intervista intensa, perché avevo appena iniziato e mi ricordo che comunque c'era molta emozione, molto entusiasmo e sicuramente rivedermi, perché ogni tanto comunque rivedermi così piccolo, così emozionato, è sempre una grande gioia. E di lì sono passati 3 anni e ho fatto comunque molte esperienze e che mi hanno sicuramente formato, mi hanno portato più consapevolezza, mi hanno dato più sicurezza soprattutto e mi hanno, diciamo, incanalato nella strada, nella carriera che sto, diciamo, ho avviato e sto mandando avanti con la mia passione e soprattutto con la voglia di fare musica, perché seguo appunto un filone di musica house, quindi musica elettronica, che di recente soprattutto sta spopolando molto nei giovani, anche nella movida proprio internazionale, cosa che prima comunque non era sentita, diciamo, questa... Senti Tommaso, ma quant'è l'adrenalina che senti al contatto? Perché anche avere un contatto con il pubblico comunque all'inizio ti potrebbe dare un po' di emozione, anche di ritenzione, insomma, però alla fine, poi, una volta che ti sei immerso nella situazione, c'è questa adrenalina che la gente ti dà seguendo quella musica che metti tu? Allora, sicuramente l'adrenalina c'è, perché nel fare questo, diciamo, questo hobby, nel portare avanti questo hobby, che è un mestiere per molti, per me è una passione che comunque la considero un lavoro serio, ma comunque è una cosa che mi dà tanto piacere, tanto sollievo, mi dà soddisfazioni, soprattutto me ne ha date parecchie. E l'adrenalina è una componente, diciamo, è la base di questo mestiere, perché la gente è divertita al fatto che un DJ che comunque si esibisce sia un animatore della festa, quindi è comunque una figura importante e sicuramente è colui che dà la luce a tutto il pubblico, a tutte le emozioni che le persone provano. Personalmente non ho ansia quando devo esibirmi o quando devo prestare comunque lavoro, ma ho solo tanta gioia perché sono contento di farlo, è un piacere immenso. Quindi hai superato anche questo momento? Diciamo. Sì, sì, sì. Magari ci poteva stare, sì, all'inizio. Certo, all'inizio c'era, perché comunque... Navigato. Sì, sì, quando ho iniziato ho avuto il piacere di condividere comunque molti eventi con persone molto importanti, ma tuttora. E mi riferisco a ospiti come Hector Romero, Kenny Carpenter, tante altre leggende della musica house e non solo della musica. Anche Kenny Carpenter è stato uno dei pionieri dello Studio 54, quindi parliamo di New York, musica disco, tanti artisti, e questo sicuramente mi ha dato la sicurezza, perché prima avevo un po' più di paura, poi col passare del tempo hai più consapevolezza, cresci, maturi, quindi c'è molta più, diciamo, c'è molta più strada da prendere in maniera dritta e sicuramente sempre con molta umiltà. Quella è la base. Sentirti parlare non mi sembra un ragazzo di 19 anni, ma mi sembri davvero un uomo maturo. Grazie. Che l'esperienza che... Grazie. Senti, quanto ti è servito, diciamo, per affinare la tua passione?
tipo come Martineo o anche i suoi amici colleghi, perché ultimamente c'è stato anche un personaggio che a sorpresa l'hai venuto a fare gli amici. Sì, sì, Jonas Blue, sì. Mica uno così. Insomma. Sì, non è uno che si trova per mica strada, non lo trovi. Dai. Sì, sicuramente Marco è stato una colonna per la mia carriera, e carriera che comunque sto portando avanti. E sì, proprio di Jonas Blue parlavamo. È stata una sorpresa perché lui è arrivato, ha fatto questa, diciamo, questa toccata e fuga per Marco, tra l'altro loro sono molto amici, e è un DJ che comunque adesso sta spopolando nei giovani, è una figura di spicco anche nei club più importanti del mondo. Posso aggiungere una cosa? Che sì, ho certo. Modo anch'io di conoscere, sì. Ci ho parlato, una persona molto umile. È un ragazzo molto, molto tranquillo. E dicevo, una figura importante, ma soprattutto grazie anche a Marco, e ho fatto anche molte esperienze con altri DJ, anche altre figure importanti che mi hanno dato comunque, mi hanno aperto la porta, mi hanno dato strada, mi hanno dato la possibilità di continuare. E tra l'altro l'anno scorso sono stato anche a Amsterdam a suonare. È stata una bella esperienza. Ovviamente con questo tipo di, diciamo, di eventi bisogna sempre essere tranquilli, con i piedi a terra, non sai mai cosa aspettarti, quindi diciamo che l'emozione è sempre quella di stare tranquilli e cercare di fare sempre del proprio meglio. Non fare voli pindarici, mettere i piedi a terra, pensare, e questo è il segreto. Sì, questo è il segreto. Per il futuro comunque ho nuove cose da fare, nuovi progetti, probabilmente avrò qualcosa all'estero in inverno, ma non ancora è diciamo sicuro, ma c'è qualcosa nella pentola che bolle. E speriamo che comunque tutto questo che sto portando avanti da, diciamo, da 6-7 anni a questa parte sia un qualcosa che, quando potrò rigirare la faccia dietro di me, potrò dire wow, sono stato bravo e sono orgoglioso di me. Ad avere adesso un personaggio che sta ormai attraversando i confini, non solo regionali ma italiani, sei ormai con dei successi alle spalle, grazie anche agli appoggi che comunque hai avuto, che ti sono serviti. Beh, sì, devo sì. Dire di essere fiero di aver prima conosciuto Mark Di Meo, anche lui con i pantaloncini corti, non pensavo che facesse questa carriera, ma era in gamba comunque. Adesso ne abbiamo un altro davanti, sicuramente penso che con questa tua idea di portare avanti questo lavoro, da come ragioni, da come hai preso questa situazione in mano, hai davvero il toro per le corna, insomma, diciamolo così in pratica. Sì, diciamo che come appunto affermi, è questo, il fatto di fare musica è una questione di piacere, ma soprattutto di grande rispetto verso tutti e soprattutto nei confronti della musica, perché comunque portare un tipo di musica, portare un tipo di genere, proporlo al pubblico per i tuoi gusti, quella è la vittoria, saper far piacere quello che tu proponi agli altri, e diciamo che dovrebbe essere l'obiettivo principale di qualsiasi tipo di artista, che sia un disc jockey, che sia un produttore, che sia comunque un qualcuno che lavora nel mondo della notte, che sia un cantante, che sia un qualsiasi altra figura. Spicco. Sono cambiati i tempi. Quando facevo io il disc jockey o lo speaker radiofonico, mettevo musica, ma avevamo uno scopo preciso, anche quello di cuccare. Tu sai benissimo a cosa mi riferisco. Era quello anche uno scopo. Mentre adesso invece vedo che il discorso è molto più ampio, è molto più diversificato, non è più solo perché sì, magari ci sarà anche la possibilità di poterlo fare, perché la figura del DJ è sempre stata una figura diciamo di iscritta e attorniata di figure, cioè, di che comunque seguaci, accoliti, che comunque ti... Ma dalle tue parole, sentir parlare appunto te, capisco che adesso gli interessi per chi fa questo mestiere sono anche altri, nel senso che veramente pensate a come produrre una buona musica, come produrre il rispetto per l'arte, per la musica. Quindi, cioè, noi questi discorsi prima non li facevamo, noi mettevamo la musica, ci piaceva la musica, però sì. E sono cambiati i tempi, devo dire. Sono cambiati i tempi. Però io ritengo che l'arte del DJing sia un'arte da rispettare, non solo per quello che comunque
ha intorno, quindi per quello che ti può dare, quello che ti può portare, ma è un'arte che va, diciamo, onorata e rispettata, perché effettivamente imparare, incanalarsi in questo, diciamo, in questo lavoro è comunque un qualcosa di particolare e di personale, perché ogni DJ è differente da un altro, ognuno ha un proprio stile, ognuno ha una propria identità. Io propongo della musica, un qualsiasi altro DJ propone, ognuno c'ha un suo identikit, ha una propria strada. Senti Tommy, impegni per questo, diciamo, da adesso in poi fino alla fine dell'estate? Allora, al momento a Ferragosto, allora domenica sono al Mistral con Mark e Mike Campanelli, e lunedì stop, e poi partiamo col Ferragosto, sono a Cala del Golfo con sì, Cala del Golfo è un bellissimo posto che si trova a San Salvo Marina, e sarò lì con i ragazzi del Tumbadé, che sono un altro collettivo che è a San Salvo, e avrò il piacere comunque di essere nello stesso evento dei Night Seven, che sono due produttori e un duo di DJ, e anche con i Dirty Channels, che sono produttori di fama, diciamo, internazionale, stanno con Defected, Glitterbox, suonano a Live Ibiza. Comunque sono persone importanti, che hanno fatto anche dischi importanti, tra l'altro una hit di successo che è suonata ovunque, la suono anche io, la propongo, sì, Watching Out è un disco molto importante, e ci sono anche tanti altri DJ che comunque locali, ma alcuni che vengono anche da fuori, che comunque faranno musica dalla mattina fino a tarda notte, che sarà la mattina. Abbiamo capito che sarà anche quest'anno un'estate davvero impegnativa e sì, molto lavorativa. Impegnativa, sicuramente sarà impegnativa anche in vista dell'inverno, perché io tra poco dovrò anche io partire per l'università, ho appena finito la maturità, quindi dovrò interfacciarmi con una realtà diversa, e mi aspettano tante altre nuove esperienze, dicevo prima anche all'estero, e stiamo vedendo cosa posso fare all'estero, quasi certamente, e mi auguro che tutto questo che sto facendo e sto portando avanti possa avere sempre un buon fine e possa andare per il meglio. Noi ti possiamo dire una cosa, ne siamo certi di questo. me lo auguro sempre con molta passo passo, e dove sei arrivato vuol dire che qualcosa di concreto c'è in te, in questo momento, perché se lo fai con la passione che hai dimostrato anche nelle parole che ci hai appena detto, sicuramente non c'è un'altra via che quella di riuscire in quello che vuoi fare, perché anche hai avuto anche modo di studiare, di maturarsi, insomma, alla scuola, quindi vuol dire che comunque sai ben scindere le due cose. Sì, sì, ma infatti non ti fai distrarre. Sì, questo tipo di hobby, questo lavoro che sto portando avanti da un po' di tempo, comunque non mi ha mai distratto nello studio, comunque è importante studiare, è importante la cultura, è importante il sapersi, diciamo, interfacciare con gli altri, con realtà diverse, persone che comunque che non sono nemmeno italiane, è importante la cultura soprattutto, è la prima cosa. Poi viene anche questo che comunque gratifica e, come ho già detto, porta tante soddisfazioni, perché poi ti rendi conto che allora sto facendo bene, allora sono sulla giusta strada, sulla giusta via. C'è il nome della battaglia quando ti presenti sui diciamo, le tue performance? C'è il nome di battaglia? No, il mio nome sono sempre io lo stesso. Arrivi come uno tsunami, un marone. Il mio cognome. Arrivi a... Sì, sì. Bene, allora, Tommy, noi siamo contenti di questi tuoi successi e di quelli che avrai sicuramente in futuro. Ci ha fatto piacere averti con te. Magari adesso aspettiamo un altro, poi vediamo come saranno fra qualche anno ancora, se saremo, io parlo per me, se saremo ancora qui a fare queste cose, ne seguiremo il modo. Intanto vi ringrazio, ti ringrazio, e sono contento di aver avuto questa opportunità, e ribadisco che comunque sono totalmente innamorato di questo lavoro, perché di questo mestiere, di questo hobby, di questa passione, perché davvero, se fatta con grande, diciamo, piacere, con grande volontà, comunque ti porta soddisfazione, e non è una cosa scontata, porta tanto piacere. È una cosa seria, sì.